Ciao ragazzi, sono Mark di GameSoul e oggi vi faccio vedere il nuovo controller di Nacon per PC, il GC400ES. Dentro la confezione, che ovviamente riprende i colori della Nacon, società che lo produce, possiamo trovare una borsetta per portare in giro il controller, qualche adesivo che non guasta mai, il manuale per scoprire come utilizzare le varie impostazioni del controller, per come personalizzarlo e come usare anche il software incluso che vi permette di configurare l'intero di rimappare l'intero controller, e poi appunto il controller in sé, che è molto leggero ma ha anche dei pesetti che permettono di regolare il suo peso qua così, e si mettono nelle due posizioni qua del controller. Insieme al controller arrivano anche due accessori molto importanti. La prima è questa chiavetta di plastica che permette di aprire i comparti per inserire i pesetti. È molto semplice aprirli. Mentre un'altra cosa estremamente importante è il cavo per collegare il controller al computer. Senza il cavo il controller non funziona, perché essendo pensato per gli sports, essendo pensato quindi per un'azione competitiva, la modalità wireless avrebbe un lag che di sicuro darebbe molto fastidio ai giocatori. Quindi il cavo è necessario ed è un attacco proprietario, quindi bisogna per forza inserire il cavo, girarlo, fissarlo bene e poi mettere l'USB nel computer. È comunque impossibile sbagliare e inserirlo dalla parte errata, perché la forma è quella, quindi non dovreste avere alcun problema nel farlo. Qual è la particolarità di questo controller? Principalmente che è compatibile con ogni singolo gioco uscito dagli esordi del computer. Infatti il controller ha tre impostazioni che si riconoscono in base all'anello colorato dall'analogico destro, e si possono variare le configurazioni premendo le sequenze di questi tre tasti posti nel centro. Così ad esempio abbiamo la modalità di input, che serve per giocare con i giochi più vecchi con un controller. Così abbiamo quella X input, che invece permette di giocare ai nuovi giochi con controller, e poi c'è la modalità con l'anello rosso, che è quella sicuramente più interessante, che è la Pro Mode, che permette anche di usare l'analogico destro come se fosse un mouse. Questo analogico destro è anche particolare per la sua inclinazione, che arriva fino a 46 gradi, quindi la sensibilità in tutti i giochi praticamente può essere aumentata ed è molto più precisa rispetto agli altri controller. Sul retro abbiamo invece altri 4 tasti, altri 4 bottoni, che sono praticamente quasi equivalenti a quelli del controller Xbox One Elite. Quindi abbiamo due bottoni qui e due qua per l'utilizzo. Ecco, tra l'altro, visto che il controller funziona quasi come un mouse, nel premere questi bottoni addirittura il computer ha reagito e posso quindi utilizzare questo analogico come se fosse un mouse e andare a scegliere tutte le opzioni che desidero. Grazie poi al software dedicato si può personalizzare il proprio controller e configurare tutti i tasti del joypad. Con la modalità Pro Gamer, ad esempio, tutti i giochi funzionano come se non si usasse un controller, ma una tastiera e un mouse per gaming. Sempre grazie al software incluso si può poi andare a personalizzare l'ampiezza dei movimenti del joystick, la sensibilità dello stick analogico destro e la curva di risposta e molti altri parametri. Vediamo ad esempio anche come cambiare il peso del controller. Si può aprire con la chiavetta questa parte del controller. Qui ci sono due comparti che possono essere riempiti con tre tipi di pesetti, uno da 10, uno da 14 e uno da 17 grammi. Basta semplicemente inserire il pesetto all'interno, così, e poi introdurre di nuovo lo slot nel controller. Così. E voilà, così potete costruirvi praticamente il vostro controller e capire quanto bilanciarlo a destra e a sinistra, oppure direttamente se renderlo più pesante del normale. Questo controller di Nacon, il GC400ES, è stato creato grazie a una campagna di crowdfunding su Indiegogo, quindi i giocatori hanno scelto questo controller, hanno deciso di credere nel progetto e hanno utilizzato i loro soldi per effettivamente renderlo realtà. Vi ricordo anche che Nacon produce un altro controller, quello per PS4, il Revolution Pro Controller, che rientra sempre nella categoria degli esports, quindi è un controller per giocatori competitivi, e anche quello è decisamente da tenere sott'occhio. Grazie per averci seguiti, vi rimando a GameSoul per tutte le informazioni. Ciao!